Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Stavo preparando un video per farvi conoscere la Weldinger 180 Mini Sin. È una saldatrice multiprocesso con 180 A di potenza e ben 155 A di ciclo di lavoro al 100%. Praticamente un mostro. Ma voglio darvi un piccolo anticipo e farvi vedere direttamente due saldature. Quindi iniziamo subito con la saldatura a filo continuo e con la saldatura d'elettrodo. Poi più avanti faremo un video completo in cui vi parlerò bene di questa saldatrice che trovate sul sito Riku Shop che me l'ha mandata, e vedremo anche la saldatura a TIG, la saldatura con il filo con il gas. Adesso facciamo solamente filo animato ed elettrodo perché voglio farvela conoscere subito, e proprio per farvi vedere la qualità di questa saldatrice ho deciso di fare i cordoni di saldatura con il filo animato della Parkside, notoriamente economico, e nonostante tutto questa saldatrice vedrete come lavora. Iniziamo. Allora, un pannello frontale semplicissimo con un tastino che ci permette di decidere quale tipo di saldatura fare, quindi fra TIG, MIG, filo continuo animato e la saldatura ad elettrodo. Poi una manopola che ci serve a decidere lo spessore del materiale, più un'altra che ci serve a impostare il voltaggio, quindi poi la penetrazione, eccetera. 3,5 mm lo spessore di questi pezzi di ferro. Proviamo ad unirli e facciamo anche due cordoni laterali per vedere poi la differenza, agendo pure sull'impostazione della penetrazione. Automaticamente, aumentando lo spessore del materiale, varierà anche la velocità di uscita del filo. Sentite come lavora. Utilizzando il filo della Parkside, nonostante tutto, si sono formati relativamente pochi pallini. La saldatura a filo continuo animato si comporta esattamente come l'elettrodo: forma scoria, va tirato e poi la scoria va rimossa. Già si vede la qualità del cordone, ragazzi. Adesso facciamo un cordone di saldatura abbassando la penetrazione e un altro sulla destra aumentandola. Ovviamente dobbiamo anche accelerare o diminuire con la velocità della mano. Questo era a meno 1, adesso la metto a più 1. Ok. C'è un'elevata differenza fra i tipi di cordone, perché uno ha una gobba maggiore, l'altro invece è un pochettino più piatto perché è penetrato di più. Aspettiamo che raffreddi, lo pulisco, nel frattempo preparo la saldatrice per lavorare con l'elettrodo. Proviamo a fare un cordone al centro e vediamo come va questa saldatrice. Ok, i pezzi, quando ho dato i due punti, si sono aperti un pochettino, quindi sarà penetrata ovviamente la saldatura all'interno dello spazio. Aspettiamo che raffreddi un pochettino, rimuoviamo la scoria e poi vediamo da vicino sia la saldatura fatta ad elettrodo che quelle fatte con il filo continuo animato di poco fa. E allora ragazzi, molto rapidamente, come potete vedere, una volta puliti, questi sono i cordoni di saldatura ottenuti con il filo animato. Ci sono un pochettino di pallini, soprattutto dove ho ridotto la penetrazione, quindi il voltaggio, il cordone è un pochettino più cicciottello, più alto.
poi quello in mezzo per l'aggiunzione dei due pezzi e in ultimo quello più piatto dove ho aumentato la penetrazione. Questo invece è il cordone di saldatura ad elettrodo. Semplicemente una prova rapida, solamente per vedere come si comporta la macchina, abbiamo visto che comunque riesce a saldare perfettamente sia con il filo continuo animato che con l'elettrodo, ma a breve faremo anche la prova con tutte le altre funzioni. Da questo tastino possiamo passare da MMA a saldatura con il filo, diversi tipi di gas da utilizzare, poi infine anche il TIG a striscia. E queste sono le rotelle per decidere poi il voltaggio, l'amperaggio, la velocità del filo, eccetera. Qui in basso ci sono i connettori, la possibilità di invertire ovviamente la polarità, sia per quanto riguarda la saldatura a filo, quindi tra filo animato, oppure il filo con il gas. E allora ragazzi, cosa dire di questa saldatrice a filo continuo della Wedinger, la 1180 Mini Sin? Come abbiamo visto riesce a regalarci delle buone saldature. Questo era solamente un video rapido, un flash, una pillola per farvi vedere questa saldatrice, ma vi farò una recensione molto più approfondita. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nella descrizione, nel primo commento, per poter vedere la macchina sul sito Riku Shop, vedere tutte le caratteristiche, i prezzi aggiornati, se ci sono eventuali offerte, eccetera. Cliccate sul link e eventualmente potete acquistarla. Cosa dirvi? Vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi prometto che vi farò un video molto più dettagliato, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere il segno di spunta sulla campanella dopo esservi iscritti, ma anche cliccare sul tasto mi piace. Vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!